Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Ci troviamo nell'aula principale dell'Ateneo Veneto per il terzo incontro di Storia Veneta. Parlerà oggi pomeriggio Daria Perocco, amica e collega dell'Università Ca' Foscari di Venezia, e si propone nel suo intervento di dirci qualcosa su il glorioso principio nella letteratura veneziana. Dopo le due lezioni dedicate, come dire, proprio al racconto del mito fornito grosso modo dai contemporanei, e dopo aver analizzato le cronache di Giovanni Diacono e le testimonianze archeologiche così ricche e così interessanti proprio la settimana scorsa con Diego Calaon, ci spostiamo oggi, più in là nel tempo, all'inizio di quella che possiamo definire l'età moderna, il 400, il 500, per cominciare a vedere e a comprendere come il mito viene raccontato, o potremmo dire come il mito viene continuamente ricreato. Vorrei ricordare a questo proposito una felice intuizione di un grande studioso del secolo scorso, Furio Iesi, che studiava un altro tipo di miti più inquietanti, diciamo, rispetto a quelli che analizziamo noi in queste lezioni, che parlava di macchina mitologica, e cioè di come i miti si costruiscono in realtà in modo incessante attraverso continue rimemorazioni e continui racconti intorno a un nucleo originario che poi, come abbiamo già capito, poi in realtà scompare. È veramente un mito quello che ci sia un episodio originario, una situazione, una scaturigine unica. Oggi cominciamo a riflettere su questo parlando, occupandoci dei testi della letteratura. Che cos'è letteratura? Qui, anche qui forse Daria ci fornirà qualche utile delucidazione. Io vorrei ricordare che una delle opere più importanti del Settecento veneziano, di Marco Foscarini, della letteratura veneziana, è in realtà un saggio di storia civile, oggi diremo di storia politica, di sociologia della cultura, di storia della cultura. Allora anche la definizione di che cos'è letteratura e come il mito viene elaborato dentro la letteratura è un tema di grande rilievo. Abbiamo soltanto quattro lezioni e non potremmo allargare a 360 gradi come forse sarebbe opportuno e forse anche faremo, ma vorrei ricordare ancora una volta quanto in questo racconto delle origini e della continua mitizzazione e le variazioni sul basso continuo di questa mitizzazione, un campo di grande importanza occupi la storia del diritto, le concezioni giuridiche del diritto, no? La Venezia che nasce autonoma, libera, la sua libertà fondata sul mare, cioè non derivata da poteri altri, e naturalmente racconta un momento molto importante di questa costruzione civile e politica allo stesso tempo. Mi scuso per il leggero ritardo perché c'è stato qualche piccolo problema di collegamento e di caricamento dei nostri file, che spero sia ovviato, insomma, e quindi Daria ti do la parola. Manteniamo lo schema solito, parli all'incirca 40 minuti, tre quarti d'ora, e poi vediamo se c'è qualche domanda, qualche intervento, e farò io da mediatore. Benissimo. Quindi grazie ancora. Grazie mille a te, grazie per l'invito. Mi fa un enorme piacere parlare di questo argomento, che è un argomento un po' che è diventato un po' importante in quest'anno, in cui ufficialmente dovremmo, ci auguriamo tutti di farlo di persona, ma dal vivo purtroppo credo che lo celebreremo soltanto online, e celebrare la ricorrenza del cosiddetto compleanno della città, cioè i 1600 anni di Venezia. Come tutti possiamo ben immaginare e capiamo, nulla è più incerto e quindi inverosimile di stabilire una data ben precisa per la nascita di una città. Eppure la tradizione ed il mito delle città antiche si basano sulla precisa realtà di questo elemento come parte fondamentale della loro fondazione.
Basti pensare a Roma, ad Atene, a quello, alle città antiche che vogliamo. I testi degli storici, che avete ascoltato nelle altre lezioni, hanno narrato le origini di Venezia, come si sia formata la città, e lo hanno narrato attraverso le testimonianze antiche. Ma noi possiamo notare subito che non solo i veneziani, gli storici veneziani, ma tutti coloro che nei tempi, diciamo pure storici, fra virgolette, hanno scritto delle città, hanno sempre sentito la necessità di avere un inizio ben preciso, di potersi basare su dati, elementi, narrazioni che stabilivano realtà certe. Cioè trovare un perché e di conseguenza un come le cose siano successe. Nel momento di massimo splendore di Venezia, tutti quelli che scrivono su Venezia sottolineano che la città è unica e i suoi ordinamenti mirabili. Ma che cosa ha dato inizio a questa meraviglia? Era difficile concepire la società e quindi narrarne la storia al di fuori di un quadro determinato da elementi ben ordinati e puntuali, quali la religiosità, la politica, la coscienza civica, in un progredire che trova pochissima, per non dire nessuna, rispondenza con la realtà degli avvenimenti. E quindi, per cominciare, è stata trovata quella data ben precisa da cui si è fatto partire il mito, cioè la data del 25 marzo del 421, e alcuni, in questa narrazione, aggiungono anche venerdì 25 marzo 421. Vi confesso che sono andata a controllare, va bene, e il 25 marzo del 421 non era un venerdì. E se abbiamo tempo, vedrò adesso, vi racconterò anche come questo 421 è venuto fuori e chi lo ha inventato. Quando comincia ad avere una sua concretezza e necessità narrativa il mito delle origini? Quando Venezia diventa una città di una certa importanza. E vedremo come i veneziani, ormai diventati potenti, ce l'hanno raccontata, immaginandola nelle maniere che fondamentalmente fossero leggibili a loro gloria e a loro onore. E questi miti fiorirono nella letteratura conseguente. Alla fine del IX secolo, il Carme di Paolino d'Aquileia dà alla storia di Attila, storia di Attila che credo conosciamo tutti, che passerà pari pari nel Chronicon Altinate e in tutta la posteriore cronachistica veneziana. Ma qui, in questo Chronicon, cominciamo ad avere il primo mito, il primo nucleo di miti di cui voglio parlare, cioè la colonizzazione troiana. Colonizzazione troiana che comincia con Antenore, che fonda Aquileia, e parla proprio di una Aquilegia id est aquis legata, cioè legata alle acque e non legata all'idea di aquila che alcun altro ha voluto trovare. E poi quei discendenti dei troiani si uniscono ai nobili romani che avevano fondato Altino. E così abbiamo la derivazione sia dei troiani sia dei romani, e tutti e due questi insieme, questa popolazione che è diventata unica, sono in fuga dall'arrivo di Attila. Il cronista Marco, cioè siamo nel 1292, sostiene che addirittura che Antenore, che è il fondatore di Padova, poi lo ricorderemo, trova Venezia già fondata da altri troiani che lo avevano preceduto. Antenore si ferma a Castello, che è la prima sede, da cui poi si irradiano i seguaci di Antenore, che fonderà Padova e vi sarà sepolto. E qui già vediamo chiamiamola disputa su chi è stato fondato per primo, se Padova o Venezia. Ovviamente, sottolineo sempre, siamo all'interno del mito. A questa storia, virgolette, laica, si unisce la leggenda di San Marco. San Marco converte il re di Aquileia e ricordiamo che Aquileia vantava come santo protettore che vi aveva portato alla fede cristiana proprio San Marco e il suo discepolo Ermagora.
quell'Ermagora che, unito a Fortunato, a Venezia è diventato San Marcuola. E nel viaggio verso Roma, San Marco va in viaggio appunto verso Roma per incontrare San Pietro, si ferma nella laguna di Venezia. Si ferma e di notte dorme e ha un sogno. Nel sogno compare l'angelo che gli profetizza che quello lì dove sta dormendo sarà il luogo dove il suo corpo riposerà per sempre. Viene così sanzionata misticamente la validità della traslazione del corpo del santo, con tutta la leggenda della fuga da Alessandria d'Egitto col corpo nascosto sotto le carni di maiale. La storia è notissima, i due mercanti veneziani, Bono da Malamocco e Rustico da Torcello, su ordine esplicito di Giustiniano Partecipazio, corruppero due monaci alessandrini e trafugarono la salma di San Marco, facendola passare alla dogana saracena ricoperta di carne di maiale, carne, come sappiamo, impura per i musulmani. E così, il 31 gennaio dell'828, il corpo di San Marco, tra il tripudio generale, giunse a Venezia. E, superando le interminabili contese tra Grado e Aquileia, il nome di San Marco costituiva il simbolo di priorità antichissima di Aquileia rispetto a Grado, che aveva avuto la sede patriarcale soltanto sotto la minaccia dei Longobardi, Giustiniano Partecipazio lo colloca nella cappella del Palazzo Ducale, sottolineiamo la cappella del Palazzo Ducale, e questo era, va bene, scusate, nella cappella del Palazzo Ducale, e dà così inizio a quella che Roberto Cessi ha chiamato Chiesa Nazionale Veneziana. E allora, punto numero uno, i troiani, derivazione troiana, punto numero due, San Marco. Terzo punto, fisso nel mito, la fuga per sottrarsi ad Attila, terribile e crudele. Benissimo, allora siamo arrivati a che Marcantonio Sabellico scrive questa storia di Venezia e la scrive, come dice nel prologo e nella dedica al doge Marco Barbarigo, che lo scrive perché la storia veneziana, secondo lui, non aveva avuto qualcuno che la celebrasse ed era degnissima di una così alta celebrazione. Questa idea entusiasma, la lettura di questo testo entusiasma talmente tanto i senatori della Repubblica che il Consiglio dei Dieci decide di istituire il pubblico storiografo e il primo pubblico storiografo è nominato Sabellico perché venga scritta la storia di Venezia a gloria del presente con le memorie del passato e perché sia tramandata e idealizzata per il futuro. È nel periodo, dunque, questo è importante, che del massimo splendore veneziano e in quello dell'inizio, diciamo, della decadenza, che cominciamo a trovare testi letterari che parlano tutti seriamente della nascita di Venezia e parlano ovviamente del mito in quei quattro punti che abbiamo così ricordato prima. Ma entriamo un po' nel merito e vediamo un po' di personaggi che abbiano parlato direttamente di Venezia, abbiano scritto opere sull'inizio di Venezia. Cesare Cremonini scrive un Nascimento di Venezia e un'edizione posteriore alla Princeps l'editore dichiara che questo testo, virgolette, era rimasto sepolto nella polvere delle botteghe. Beh, forse vuol dire che questo non aveva avuto molta fortuna e leggendolo, se volete, lo si può anche scaricare in un'edizione del 600 da internet, ma non è estremamente divertente, si vede che ci sono una serie di personaggi tra cui ninfe marine nelle quali furono trasformate le navi di Enea. Perché? Perché Enea nella leggenda accompagna
il fondatore di Aquileia, lo accompagna per un certo tempo, poi ritorna indietro a quella famosa tempesta che lo sbatte a Cartagine, dove rimane esattamente 4 anni con Didone e poi da lì parte per fondare Roma. Questo che cosa ci dice? Ci dice che Venezia vuole sottolineare che le sue più antiche origini sono ancora più antiche di Roma. E, oltre a queste famose navi trasformate in ninfe, c'è Cerere, Baco, Arianna, Satiri e soprattutto c'è Nettuno, il dio che accorderà tutto il suo favore alla città che sta nascendo. Qui sottolineiamo il fatto che Nettuno, come dio del mare, comparirà spessissimo, soprattutto per predire e annunciare le glorie future della Serenissima. Cremonini ci dice perché è stata fondata Venezia. Venezia è stata fondata per rendere felice i popoli soggetti. Quindi capiamo qui come c'è tutta la retorica della pubblicità della Serenissima. Ma noi sappiamo che il genere letterario in cui si elogia con particolare enfasi è il poema epico. E immediatamente possiamo citare una serie di poemi epici in cui si elogiano le origini di Venezia. Dal titolo potete capire che la Venezia edificata è tutta dedicata a questo tema. È di Giulio Strozzi, ed è un poema epico in ottave in cui, al di là del racconto ormai diciamo abituale, abbiamo gli dei che vivono nella Venezia del tempo. Per esempio una Venere che si fa costruire uno splendido palazzo a San Giorgio dove tiene delle vere e proprie accademie dove gli amanti si incontrano, giocano a carte e discutono dei fatti del giorno. Qui è un po' diversa però la rappresentazione di Attila, che non è più soltanto il crudele che gode del male altrui, ma è anche un fortissimo guerriero e un abile negoziatore. Sempre per restando tra i poemi epici, il Foresto del Chiabrera è un altro poema in cui è riportata la leggenda di Attila. Ma per me abbastanza divertente è stato leggere un orribile, secondo me, poema che si intitola Aquilea distrutta di Belmonte Cagnoli, che credo tutti noi abbiamo diritto di ignorare, nonostante lui fosse convinto di essere celeberrimo e, come ci dice, migliore anche del Tasso. E i canti di 16-17 di questo poema sono dedicati a Venezia. San Leone, desideroso di conoscere il futuro, innalza le sue preci a Dio e Dio gli manda San Pietro che lo conduce verso i colli Euganei e da una nube gli fa vedere Venezia, quale doveva in futuro ammirarla visitandola Enrico III. Ovviamente, come capite, il poema è dedicato ad Enrico III. Enrico III passa per Venezia nel 1574, per intendersi quando un po' siamo. E dopo aver narrato le origini di Venezia, San Pietro ne descrive a San Leone i costumi, le leggi, le guerre, gli edifici, le feste. Saltiamo un po' perché adesso ho un po' perso la cognizione di quanto tempo ho per andare avanti a parlare di tutti questi autori. E sì, questo è un autore che ha scritto un'opera, come si può dire, a metà tra la musica. Lui ha scritto il testo ed è un'opera che viene musicata e si intitola Amor guerriero, e qui c'è amore che preannuncia la formazione di Venezia che sarà sempre tenuta in guerra e in pace. Va bene, questa è la sua la sua tomba che è nella chiesa di San Moisè qui a Venezia. Questo è
Strozzi, la Venezia edificata di Strozzi di cui vi parlavo, in cui potete vedere, eccolo qua, che gli Unni che assaltano Venezia, insomma al seguito di Attila, assaltano una Venezia che ha una forma geografica che è quasi quella, che è assolutamente quella che anche noi possiamo conoscere, diciamola pure a pesce. Questo è Giulio Strozzi nell'immagine, in un'immagine, va bene, di repertorio che lui usa spesso. Questo autore invece è, restiamo sempre in campo teatrale, è Pier Jacopo Martello, che appunto dice nel Progolo una cosa: ognuno, ogni uomo deve essere riconoscente a tre città, alla città che gli ha dato i natali, a Roma perché Roma è patria di tutti gli uomini, e terzo a Venezia perché Venezia conserva la libertà che Roma aveva insegnato. E nella sua opera, che riguarda Venezia, che si intitola L'Adria, abbiamo addirittura un figlio di Nettuno, definito di Nettuno riguardevol prole. Nettuno, che si era comportato un po' come faceva Giove, non sapeva di avere questo figlio, è molto contento di scoprire questo figlio che è ormai un adulto, e che di fronte al pericolo incombente degli Unni, di Attila, dei barbari che stanno arrivando, racconta al padre quello che è successo e la decisione che lui e un gruppo, fra i più scelti, stabilir di trasportarsi altrove e or sede andiamo cercando ove formar, non con un solo impero, ma con la scorta d'emula virtute, città di pace e di giustizia amica. Cercano di trovare, va bene, una città dove fondare questa città. Ovviamente interviene Nettuno che dice: le vostre voglie fian gloriosamente ivi adempite, indicando negl'ivi il luogo dove sorgerà Venezia e sottolineando che nelle età future dovranno dire che le altre città sono state fondate, fatte, costruite dagli uomini, questa città invece è stata costruita da un dio. E promette poi al figlio un altro elemento che noi vedremo proprio quando Venezia, diciamo dal 600 in poi, non dico decade, ma insomma non è più al suo apice, un elemento che ricorrerà poi sempre, cioè Venezia non cadrà mai. È caduta Atene, è caduta Roma, ma Venezia vivrà sempre col tenor medesimo di libertà, di concordia, di pace, e non cadrà se non quand'anco cada per non risorgere più da l'onde il sole. Venezia morirà quando morirà il sole, cioè mai. Come vi dicevo, questo è un topos che comincia a ricorrere e appunto oltre a questo ricorre l'altro topos che gli antichi hanno parlato del secolo d'oro, no? Del secolo splendido, dei periodi splendidi, e Venezia invece lo avrà nella realtà. Ma parliamo, ho nominato dei personaggi non tanto importanti, parliamone uno che conoscono tutti, Pietro Metastasio. Anche in Pietro Metastasio, nel Ezio, abbiamo questa celebrazione di Venezia, dei troiani, eccetera. E la cosa che a me ha fatto veramente sorridere è che nell'argomento dell'opera di Metastasio afferma: fin qui ho scritto qualcosa di storico, tutto quello che non è storico è verisimile. Quindi con quest'idea del verisimile ci fa passare tutto quello che lui pensa e vuole. E vi voglio parlare anche, però, accennare almeno a un'operina
che si intitola proprio Venezia e racconta l'origine di Venezia, che Antonio Vivaldi, non proprio l'ultimo, avrebbe dovuto allestire per il Teatro Sant'Angelo nel Carnevale del 1727. E però non venne messa in scena perché era troppo costosa. E l'apparato scenico prevedeva incendi domati, battaglie di mare, tempeste, naufragi sui quali trionfano gli intrepidi fondatori che si guadagnano l'eredità legittima dell'impero attraverso un duplice matrimonio. E il matrimonio, i due matrimoni sono questi: Onoria, sorella di Valentiniano, che si era rifugiata a Venezia in abito maschile per fuggire le nozze con Attila, sposa Glauro, candidato console di origine romana, e, chicca secondo me bellissima invenzione, Antenoreo, il pronipote del fondatore di Padova, sposa Adria, figlia di Galieno, oriundo di Troia. Non cerchiamo un minimo di conseguenza cronologica, perché qui copriamo i secoli con una facilità unica. E però in questo doppio matrimonio voi vedete che dentro ci sono tutti i miti. C'è Roma, c'è Troia, c'è Antenore, c'è il nipote di Antenore che sposa Adria. Andiamo un po' avanti, e a questo punto però io vorrei, ecco, questa era ancora una citazione di Pier Jacopo Martello, quell'Adria di prima. Che cosa succederà a Venezia? Amante a vicenda e da vicenda amato intrecceran gli affetti, il popolo e il senato, onde l'aura libertate nata con noi sì duri, cioè duri così a lungo, che di lei duri in meno i secoli futuri. Un'altra idea di assolutamente di così eternità di Venezia. Ecco qui, lo conoscete tutti, questo è l'autore che, caro a tutti quelli che si sono occupati di letteratura veneziana, Carlo Goldoni. Ai suoi tempi il mito delle origini era ormai un mito conosciuto e scontato. E infatti, quando il nostro compone un'operina dal titolo La Fondazione di Venezia, immediatamente nel prologo, il Goldoni afferma: amico lettore, farei torto alla tua erudizione, farei torto alla fama, se io volessi dilucidare un argomento non men noto ai dotti per le storie che agli ignoranti per una continua fedel tradizione da padri a figli. Cioè, la storia, le origini di Venezia, la fondazione di Venezia, il titolo, è una cosa che è notissima. I dotti lo conoscono perché conoscono le storie, e quelli che non sono dotti lo sanno perché è una cosa che si narra di padre in figlio. Non va persona che non sappia e non discorra di questo glorioso principio come di cosa meravigliosa. Onde basterà dire la fondazione di Venezia perché cada uno sia prevenuto doversi rappresentare l'arrivo della più fiorita nobiltà d'Italia alle lagune del mare Adriatico, ove per la rovina delle desolate città rifuggendosi, non isdegnando la società dei poveri pescatori, vi hanno stabilito la più gloriosa, la più potente, la più ordinata repubblica. Ovviamente il super elogio a Venezia. Che cosa narra quest'operina? Ci sono nelle isole che diventeranno Venezia, nelle isole del Veneziano, dei pescatori che, poveri pescatori, sottolineo, che parlano rigorosamente in veneziano, e ovviamente parlano in veneziano del 1700, non quella che sarà stata o che era la lingua delle origini. E elogiano la libertà e la felicità della vita semplice.
sono appunto, c'è addirittura uno talmente ingenuo che preferisce la pesca a qualunque altra cosa, anche all'idea di sposarsi, all'amore, eccetera. E c'è uno splendido, bellissimo elenco di tutti i pesci che lui riesce a pescare, va bene, e di come poi farli addirittura, no? Alla mattina ti piacciono le seppioline fatte in una tale maniera. E in questo luogo, e questi hanno tutti i nomi diciamo un po' così veneziani, in questo luogo felice arrivano due schifi, cioè due barchette, dalle quali smontano Adrasto, Lisaura e Oronte con molti cavalieri. Tutti noi che abbiamo visto le commedie di Goldoni riconosciamo immediatamente nomi goldoniani. E la didascalia dice con molti cavalieri, non facciamo i pignoli che dicono come fanno molti cavalieri a smontare dalle barchette, ma questo lasciamolo stare. Che cosa fanno questi cavalieri? Stanno fuggendo la guerra e qui dell'armi lo strepito tace, qui godremo sicura la pace, né spavento potrà la turbar. Fuggono appunto la guerra e i cavalieri, cioè quelli che arrivano, parlano rigorosamente in italiano. Quindi abbiamo una bellissima operina, mezza in veneziano, mezza in italiano. E il, ovviamente il pescatore, diciamo più vecchio, che rappresenta la saggezza, eccetera, è molto preoccupato per questo arrivo, ma ha una rassicurazione. Sono venuti per difendere, per avere la pace, perché dove erano loro c'era veramente la guerra, c'era l'invasione e le armi saranno soltanto a difesa. Queste armi saranno vostra difesa, ora potrete scorrere dall'uno all'altro lido il mare senza temer le insidie dei barbari. E addirittura viene affermato che in certo segno della fortezza nostra, come segno simbolo sicuro della nostra fortezza che vuole appunto difendervi e fare con voi un popolo unico, alzeremo il leone e perché siano felici i suoi progressi ad ogni lato, sarà il nostro leone alato. E quindi abbiamo anche la nascita del simbolo del leone. Ovviamente cosa succede? Succede che una compare la fanciulla, la figlia di questo saggio, che è appunto una pescatrice, ma viene definita come Venere, che compare, nacque dalle acque, anche lei viene fuori dalle acque veneziane e va a finire che si sposa con uno dei cavalieri onde fare restare tutti insieme il matrimonio, va bene, conferma gli accordi presi per vivere tutti insieme e a questo punto, dopo il matrimonio, decidono, or pensiamo amici sopra queste isolette, a formar la più vaga e più pomposa città meravigliosa. Copransi le paludi di noderose travi e sovra queste sergano senza esempio piazze, palagi, l'alta reggia e il tempio. Bene, che ci siano, vengano costruiti sopra, come viene costruita, è stata costruita a Venezia, le piazze, i palazzi, l'alta reggia, il palazzo ducale e il tempio, cioè la chiesa, le grandi chiese. Questa è, avevo fotografato il, così, l'edizione di Goldoni, l'edizione nazionale delle opere di Goldoni a cura di Giuseppe Ortolani e questa operina compare nel volume decimo, ma è anche stata poi stampata nell'edizione fatta da Marsilio ed è a cura di Anna Vencato. Appunto, questo è il testo del leone che vi ho letto prima. Ecco, questa, lo sapete tutti, è Jacopo de Barbari. Ma che cosa possiamo andare avanti? Questo, appunto, Goldoni piace e piace enormemente, ha un'enorme fortuna. Lo dice Goldoni stesso nei suoi memoir. Lo ricorda come un momento particolarmente felice. Siamo nel momento in cui
lui lavora con la compagnia di Mer e è un momento appunto in cui che lui lega l'idea di Venezia, di questa sua operina, a un momento particolarmente felice, diciamo, della sua vita e della sua carriera. E quindi cosa possiamo osservare sul mito delle origini? Appunto che il mito comincia a essere esaltato quando le parole e i fatti vanno scollandosi in una ipertrofizzazione verbale scissa dalla realtà effettuale. Cioè, più andiamo avanti verso la fine di Venezia, più le celebrazioni sono, diciamo, pure iperboliche. Ma che cosa succede quando è tramontato il sole sulle glorie di Venezia, o addirittura quando la Repubblica non c'è più? Che cosa succede? Succede che si celebra, come diceva molto giustamente prima Alfredo, si celebra la letteratura. Non si è più in grado, Marco Foscarini non è ufficialmente un pubblico storiografo, uno di quei pubblici storiografi voluti dalla Repubblica, che però non ha niente da esaltare, perché come si fa a esaltare una, diciamo così, astensione totale dalla vita pubblica, dalla vita dai contatti con gli altri stati? E che cosa elogia Marco Foscarini? Elogia la letteratura veneziana, scrive della letteratura veneziana. E addirittura quando Venezia non c'è più, quando è finita la Repubblica, si elogiano le feste veneziane. E questa è la autrice del libro sulle feste veneziane, che è anche la Giustina Renier Michiel, che è, diciamo così, imparentata con gli ultimi due dogi, è legata proprio anche. E che cosa dice? Dice letteralmente: per queste feste, meglio che per qualunque storia, verrà a porsi in chiaro la purezza dell'origine di questa Repubblica. Cioè, non c'è più una storia che elogia la Repubblica, c'è invece la possibilità di ricrearla attraverso le feste e la nobiltà, il buon cuore, il buon animo. Comincia il mito del gondoliere che è, va bene, con il cuore grande, che porta l'orgoglio della nobiltà veneziana anche tra la popolazione meno ricca, meno nobile. E comincia quindi quel mito di Venezia, eccola qui, che sogna il suo passato e aspetta di tornare allo splendore di prima. Vi volevo fare vedere solo per curiosità questo, e poi penso che posso chiudere, perché mi pare che i tempi comunque stiano, o posso andare avanti? Ecco, vi volevo far vedere come il mito della fondazione di Venezia entra anche nel, diciamo così, proprio nel buffo quotidiano del 1953, ma sono le figurine Lavazza che sono state fatte sulla scia della fama delle figurine Liebig. Queste figurine sono andate avanti per circa 80 anni, quindi ci sono un numero enorme, e la fondazione di Venezia ovviamente è fatta secondo l'idea del mito. Queste figurine ne uscivano circa 12-14 serie da 6 all'anno, e quindi sono moltissime, credo che tutte siano soltanto nel museo della Lavazza. Questo per dire come quest'idea di Venezia continua ad esserci. Io, che cosa c'è da una parte? Da una parte c'è l'elogio, però dall'altra ricordiamo che invece nel privato c'è, diciamo, come si può dire, il comportamento dei veneziani
che ricordano le bellezze, la grandezza dei veneziani, soprattutto nel Settecento, nel tardo Settecento, nel momento in cui, diciamo, nel pubblico più si elogia queste origini di Venezia, invece nel privato c'è questa consapevolezza un po' della diciamo, tristezza degli eventi. E abbiamo, per esempio, ricordo i sonetti dell'Abia, di Angelo Maria Labia, che fa addirittura, c'è un lamento di San Marco che si lamenta per come vanno le cose a Venezia, si lamenta ovviamente con il Padre Eterno. E bellissimo lo stesso, perché non se lo sa, quasi non se lo sa spiegare, c'è un altro sonetto in cui viene assolutamente elogiata la bellezza di Venezia. C'è una regata piena di immagini, di colori, di festa, di tutto quello bello possibile che possiamo immaginare, e l'ultimo verso è: eppur non so perché mi piangeria. Questo è questo pianto, in fondo, che è il vero contrappasso al mito della fondazione di Venezia, su come resta. Se ho ancora 5 minuti, sì, sì, oppure no, posso chiudere su questo, prendi 5 minuti. Parlerei allora di questo, del mito di come è nata questa data del 25 marzo del 421. Ci avevano proprio chiesto dalla chat. Ah, benissimo. Quindi anticipi già una domanda. Benissimo. Allora, 25 marzo, questo lo capiamo tutti benissimo, è il giorno dell'Annunciazione, è il giorno in cui ufficialmente Cristo è entrato nel seno di Maria e quindi ed è entrato sulla terra, è sceso dal cielo alla terra. E è giorno quindi particolarmente importante. Il venerdì di cui vi dicevo prima era perché era anche un venerdì santo, dice la tradizione, cioè lo dice, non che fosse un venerdì santo, no, lo dice Sabellico si ferma moltissimo sul fatto che è invece il momento in cui Dio scende sulla terra, eccetera, come giorno particolarmente, diciamo così, importante. E la data, chi tira fuori questa data? Bisogna fare un nome. Jacopo Dondi dell'Orologio, nella prima metà del 300, divulga un documento in cui mette questa data. E vi appunto ripeto che poi diventa, diciamo, storica con Sabellico, perché Sabellico dice: ci sono altri che dicono che questa data non va, sì, non è tanto giusta, ma io sono dell'idea che sia, che vada bene, che sia giusta, no? Optima est. Riallacciandosi alla leggenda della fondazione di Venezia, il Dondi accredita la notizia, che forse deriva dalla degenerazione del cronista padovano Giovanni da Nono, secondo cui la città sorge per decreto dei consoli padovani ed è retta all'inizio da 3 di essi. La narrazione giunge poi fino al XII secolo. Di quando è questa cronaca? Il Lazzarini la data intorno al 1334, durante il dogado di Francesco Dandolo. Per collocarci storicamente nel periodo, in questo periodo Padova non è ancora sotto Venezia, ci mancano 70 anni perché Padova finisca sotto Venezia. Padova finisce sotto Venezia nel 1405. E in letteratura, sempre per capire quanto c'è la distinzione, siamo ai tempi di Mussato, siamo ai tempi delle Cerinis. Insomma, guardate che cosa ha fatto Ezzelino da Romano, questo vi ricapita, vi potrebbe ricapitare. Dopo l'incendio del Palazzo della Ragione del 1420, un ignoto falsario trasformò in documento la leggenda della fondazione padovana di Venezia e diede alla cronachetta del Dondi la forma di notizia del decreto consolare. Quindi
è un falso, nasce da un falso, cioè ovviamente Dondi scrive la sua cronaca e poi c'è questo falsario che vuole fare l'opposizione, va bene, a Venezia. Il falso è divulgato in numerissime, in moltissime copie, moltissime per il tempo, in molte copie, sia in latino sia in traduzione in volgare. E prima del 1509 fu trascritto nel principale registro della Cancelleria Civica il Liber Partium Consilii Magnifice Comunitatis Padue dal cancelliere e storiografo Gian Domenico Spezzarini. Questa data appunto viene confermata da Sabellico, che però non dice, non parla dei consoli padovani, dice solo questa è la data della fondazione. E appunto, come vi dicevo, dice alcuni non sono d'accordo, ma io penso sia così. E soprattutto, appunto, Sabellico si sofferma sul giorno e sul mese. Cioè, non è tanto importante l'anno di Venezia, è importante che c'è questa coincidenza di questa nascita con la discesa di Cristo sulla terra. Insomma, questa è la discesa più importante. Questa era Malamocco. Eccolo qui. Mentre noi sapete che Venezia ha questa realtà storica assolutamente così sulla fantasia storica, questo inizio, diciamo così, sul fantasioso, mentre la realtà e la coincidenza con la discesa di Cristo, eccetera. La realtà qual è? La realtà è che Venezia fino al 1806 lascia il patriarca, ci tiene ad avere il patriarca in sede a Venezia, ma lo lascia all'estremo confine di Venezia, all'estremità di Venezia, a San Pietro di Castello, dove difatti Jacopo de Barbari lo sistema. E nella pianta più importante che noi abbiamo di Venezia, c'è Nettuno, c'è il famoso fondatore di Venezia, così ideatori di Venezia, e poi ci sono i venti, non ci sono i santi. Ecco, quindi la realtà di una religione che c'è, certo, è assolutamente seguita, eccetera, però è anche molto in funzione dello Stato. È una realtà vera, fa parte della dinamica veneziana. Io ho paura di avere finito il tempo, sono pronta a rispondere alle domande. Intanto ti ringrazio per questo excursus così ampio e trovo anche molto interessante quest'ultima leggenda, questa specie di micromito, se vogliamo, della Fondazione Padovana, che aggiunge un altro tassello, no? al racconto generale. Allora, sto leggendo un po' rapidamente alcune osservazioni e un gruppo di queste, di alcuni amici e amiche, temono che nel momento di blackout, diciamo di passaggio, temono di aver perso qualcosa. A me sembrava che poi tu avessi, partendo da Sabellico, perché così c'era stato detto, lì c'era stata l'interruzione, poi mi sembrava che tu avessi forse un po' compresso qualcosa, ma sostanzialmente hai detto tutto quel che dovevi, perché loro mi dicono, ti cito ad esempio Luisella Romeo e Cecchinato, Boyer, eccetera, che dicono ci siamo persi i punti 3 e 4, ecco questa... Allora, entrando appunto, a un punto di vista tecnico, ecco, se tu potessi... Punto 3 e 4, io appunto sottolineavo il... Se potessi dirlo adesso, hai tempo sì, e puoi riprendere. Sì, benissimo. Allora, dicevo, quali sono i punti del mito? Punto 1, i troiani, derivazione dai troiani. Punto 2, San Marco. Punto 3, va bene, fuga per sottrarsi ad Attila, che è terribile, crudele, va bene, la fuga da luoghi in cui la volta scorsa abbiamo visto che invece non restano certo disabitati e compagnia. E punto 4, a cui i veneziani tengono moltissimo, che eleggono autonomamente un doge e da subito sottolineano la originaria indipendenza di Venezia. Cioè Venezia ci tiene a dire
che non era parte di nessun altro, da quando nasce non è parte di nessun altro impero, di nessun altro regno, di nessun altro dominio. Cioè Venezia è sempre stata indipendente. È un mito, è una realtà, non importa. L'importante è che questo viene sottolineato. Questi quattro punti sono ripresi nella storiografia, sono ripresi nei variamente o l'uno o l'altro, qualcuno nella cronachistica, insomma, cioè noi abbiamo le cronache di Andrea Dandolo, Piero Giustiniani, Enrico Dandolo, Lorenzo del Monaco, Bernardo Giustinian, eccetera. In tutte queste cronache c'è qualcosa, ma vengono, diciamo, messe insieme e rese ufficiali, reso l'origine, diciamo così, ufficiale nella storiografia fatta per pubblico decreto, questa è la definizione. Nella storiografia per pubblico decreto l'origine è quella mitica, va bene? E quindi dopo gli storiografi che vengono dopo non ne devono parlare più, perché ne ha parlato Sabellico, basta, la storiografia è quella. E comincia proprio il mito letterario. E sono un numero altissimo, perché ovviamente io ho parlato niente di Marco Foscarini, ma Marco Foscarini, nella cosa di Foscarini, c'è un altro elenco di autori che hanno scritto sull'origine di Venezia, che so io, Gregorio Oldovino, che scrive De primordis felicique successu urbis venete, questo è del 1551 la stampa, che so io, Germano Audeberto, va bene, che scrive lo stesso un'origine di Venezia in latino, lo Strozzi, questo ve l'ho detto, Guglielmo Boccarini nel 1583, e dice letteralmente, nelle edizioni Foscarini si dice letteralmente, e quantunque il titolo sia del Veneto Senato, nonostante si intrattiene anche sull'edificazione della città. Un'altra opera è di Girolamo Vannino col titolo Veneziade Leggiadrissima. Il più istruttivo però è il poema latino di Francesco Modesto Riminese, è il Modesti, che è di questi che vi ho letto, ultimissimi che vi ho letto prima, confesso, è l'unico che ho letto davvero tutto, va bene, perché quelli prima sono anche un po' difficili da trovare, vabbè, ma il Modesti è quello che racconta un po', se vogliamo, a maniera di cronaca, che è quella che a noi piace di più e anche diverte di più, racconta anche, per esempio, non so, la prima regata delle donne, siamo sempre alla fine del 400, che racconta un po' di queste cose. E poi, ovviamente, se vogliamo le cronache, abbiamo tutto Marin Sanudo, però Marin Sanudo non parla delle origini, insomma, certo. Parla... abbiamo, sì, il Foscarini cita una trasformazione d'Adria di Giuseppe Farsetti, 1752, e poi un idillio di Antonio Conti con la nascita e i punti salienti della storia di Venezia. Ovviamente costoro mettono come punti salienti quelli che in quel momento gli interessa di più celebrare. Grazie Daria. Volevo fare proprio due osservazioni conclusive e anche collegare, come dire, introdurre il prossimo incontro. Allora, ci sarebbero molte osservazioni, molte questioni che sollecitate, insomma, dal tuo viaggio nella letteratura veneziana. E a me viene in mente questo, un autore francese ha scritto un libro che si intitola «I greci credevano veramente nei loro miti con un punto di domanda». Allora, questo credo che sia un tema abbastanza interessante, perché tutti, diciamo, certo i miti ci sono, questi miti delle origini, che poi, su cui dirò ancora una cosa minima tra un minuto, insomma. Però che funzione hanno? Sono un gioco letterario anche di un piccolo mondo di medi, piccoli o minimi intellettuali, no? Abbastanza sconosciuti, che scrivono queste opere, le fanno girare, si danno una patina di nobiltà scrivendo in latino, eccetera, eccetera, o
provo a dire una cosa così, hanno anche questi miti una funzione civile, cioè questa conoscenza diventa un motivo di costruzione di un'identità non meramente, come dire, letteraria, ma politica, sociale, esistenziale. Questo credo che sia un problema molto rilevante. Questi racconti del mito delle origini si accompagnano, questo lo diciamo, voglio dirlo un po' per chi ci sta ascoltando, si accompagnano all'elaborazione di quello che potrebbe essere definito il vero mito di Venezia, perché il vero mito di Venezia non è quello delle origini, o meglio, si intreccia anche il motivo delle origini, ma il vero punto focale del mito di Venezia consiste nell'idea che Venezia è una repubblica, quindi in realtà è un mito, come possiamo dire, costituzionale, più che razziale, antropologico, così, no? È una repubblica così ben ordinata, c'era un libro di fine 400, proprio De bene instituita repubblica, sì, no? De bene istituta repubblica, in cui Venezia è una repubblica perfetta perché ha organizzato un sistema così oculato, così bilanciato di istituzioni, di poteri e contropoteri, tale che ha evitato nella sua storia molto lunga di conoscere delle sedizioni interne, delle guerre civili, dei cambi di regime, delle sommosse, delle rivolte. Il vero perno del mito è un po' questo qui. Poi oggi abbiamo sentito che in parte questa sorta di un'uguaglianza all'interno della città che è tra nobili, all'interno del corpo dei nobili, che è un corpo privilegiato, chiuso, ecco, quelli che siedono, vedremo la prossima lezione nel Maggior Consiglio, e che non, sì, certo, c'erano delle persone ricchissime, tra i più ricchi d'Europa, e c'erano dei nobili talmente poveri che si vergognavano ad uscire di casa a chiedere la carità e si chiamavano i poveri vergognosi, però erano tutti uguali e non ci sono tensioni tra questi, questo dice il mito. E poi un'altra parte che tra questo corpo di circa 2500 maschi maggiorenni nel 500, questa è la consistenza demografica, quantitativa, e il resto della popolazione, i cittadini privilegiati e il popolo, c'era lo stesso una pace. E allora tirano fuori Aristotele, Platone, i modelli di Repubblica. Allora, nel momento in cui notiamo questa sorta di moltiplicazione di scritti sulle origini di cui stiamo parlando in questo corso, di quelle che hai raccontato tu, si sta, come dire, sedimentando, maturando il vero cuore del mito di Venezia. E accanto a questo c'è, come dire, la storia dell'antimito, perché nel momento in cui si crea il mito, si crea anche l'antimito. E questa meriterebbe la Venezia forse nera, Venezia, invece no, Venezia è la città dei tiranni, la città che opprime i popoli, la città delle magistrature che condannano nottetempo gli inquisiti e li buttano nel canal Salso, quella che soffoca le libertà, eccetera, eccetera. Un'ultima cosa voglio dire in chiusura, mi veniva in mente da questa opera di Goldoni, che non è una ovviamente delle più note, delle più rappresentate, ma che è molto significativa, quando dice, quando mette insieme alcuni fili, no? L'origine troiana, l'origine padovana, eccetera. Allora a me qui veniva in mente quanto la costruzione di questo racconto serva anche per raccontare Venezia non più come semplicemente come città-stato, come la città in cui viviamo, in cui circoliamo, ma come capitale di uno stato composito, al cui interno ci sono i padovani, ci sono i friulani, che hanno le loro antiche tradizioni, pensiamo a Aquileia, pensiamo a Padova, pensiamo a Cividale, ma ci sono anche i greci, Creta fino a un certo punto, Corfù fino alla fine della Repubblica, Cipro fino a un certo punto. E allora raccontare delle origini così composite di tutte queste famiglie che compongono il mito veneziano può anche rispondere a una volontà, come dire, vedremo i dipinti di Palazzo Ducale non mercoledì prossimo ma tra due mercoledì,
possa anche servire, come dire, come una sorta di grande manto protettivo di legittimazione di tutti i popoli che vivevano nel territorio della Repubblica. Quindi poi sono, c'è questo mito della libertà. Ecco, invece, questo no? Mito della libertà. Questa è la libertà. Io ovviamente, parlando della Giustina Rinieri Michiel, ho parlato poco, ma mi ero tirata giù parecchie pagine sue, e lei continua a sottolineare, lei ha l'angoscia della Venezia finita, della Venezia che ha perso potere, no? I nobili veneziani adesso possono solo dimostrare di essere nobili con il loro comportamento. E dice proprio lei letteralmente: né Atene, né Sparta, né Cartagine, né Roma, benché sedi di illustri repubbliche, non potranno vantare di essere nate libere come Venezia, né elle questa libertà sia stata giammai da esterna forza turbata per il corso di ben 14 secoli, durante i quali essa si fe ammirare non meno per le sue provvide leggi che per la dolcezza dei suoi ben temprati abitanti. È questo mito di questa Repubblica che continua, insomma. È appena morta perché siamo, va bene, quando lei comincia a scriverlo siamo negli anni 20 dell'Ottocento, va bene, poi l'edizione completa è pubblicata nel 1828-29, ma lei ha fatto, diciamo così, la first lady dell'ultimo doge, insomma. Certo. Quindi l'ha vissuto proprio fino alla fine, e c'è poi questo, invece, questo enorme così elogio di Venezia, quest'idea che comunque questa libertà c'è stata, insomma. Molto interessante. Senti, un'ultima cosa, non è una domanda, Matteo Casini, che è un amico dell'Ateneo, sì, veneziano nostro, eccetera, ci scrive bene così, e lui propone che la libertà originaria abbia inizio con Lorenzo de Monacis ai primi del 400. La cronaca di, sì, l'ho citata perché sì, ho detto no, non posso citare tutte le cronache, insomma, no? Poi alla fine, no, riprendendo poi ricordiamo così, Daria, lo dicevamo a una lezione precedente, che, come dire, questi linguaggi, il linguaggio della libertà, del popolo, eccetera, molto spesso lo troviamo non soltanto nelle cronache o nella storiografia quando inizia, ma anche nei documenti pubblici. Se noi leggiamo le leggi o i provvedimenti del Senato, del Maggior Consiglio, troviamo esattamente questi termini. Sì, sì. Allora probabilmente questa libertà originaria è rinvenibile ancora prima dell'inizio del 400. Pensiamo alla guerra con Chioggia, per dirne soltanto una, e forse si può andare anche ancora più indietro. Ecco. Uno mi chiede a proposito di Friuli: ma che c'entra Venezia con il Friuli? C'entra tanto, perché tra 1420 e 1421, a proposito di quella sorta di, oggi qualcuno usa il termine impero, ma insomma di governo composito su ampi territori, lo dico per Alessandro Zara che fa questa domanda, Venezia occupa il Friuli. Occupa il Friuli in un periodo di guerre, eccetera, eccetera. Il Friuli rappresenta, come dire, il confine, l'antemurale verso il mondo tedesco e non solo. Pensiamo che nel corso del 400 ci sono ben 7 invasioni dei turchi in Friuli. In realtà non erano turchi, erano albanesi, erano croati, ma erano musulmani, che qui c'è una storia molto interessante da raccontare. E il Friuli era una terra poco urbanizzata, mentre finora Venezia conosceva nella terraferma il governo di grandi città, diciamo così, proprio medievali, importantissime, Padova, Verona, un po' più tardi Brescia, non aveva un contatto così diretto con un altro tipo di realtà come quella friulana. Quindi la storia di Venezia e il Friuli è una storia molto complessa e molto interessante. Se posso... No, ti fanno una domanda, ti fanno una domanda, che adesso arrivano, io lo leggo qui. Vorrei chiedere qualcosa sul mito delle fondazioni delle 7 chiese primordiali da parte del Vescovo Mauro.
se tu hai incontrato questa cosa nelle tue cronache, se entra dunque, nella chiesa, c'è cioè l'importante della la chiesa di San Marco che viene costruita, siccome c'è un evangelista a San Marco, viene costruita esattamente come la chiesa dei 12 apostoli a Costantinopoli, chiesa che non esiste più, e come la chiesa a Efeso in cui c'è San Giovanni evangelista. Quindi c'è questa proprio identità anche di pianta, di struttura, eccetera. E ovviamente nel mito delle chiese siamo sempre nel mito, poi non abbiamo le realtà vere sono la prima chiesa di Venezia e San Giacometto, punto. Questa è la realtà storica. Per il resto siamo nel mito e quindi il mito ha il suo valore e fine, insomma, così. Io no, volevo solo dire questo, siccome tu dicevi prima gli autori non tanto importanti, dobbiamo tenere conto che alcuni di questi autori al loro tempo erano considerati decisamente notevolissimi, importantissimi, eccetera. Cioè il valore letterario che noi diamo molto spesso non è quello che danno i contemporanei. Certo. E questo lo vediamo anche i giorni nostri. Insomma. Giustissimo. Ecco, giustissimo. Solo questo. Una giusta affermazione. Per esempio, non so, Giulio Strozzi. Io lo amo molto anche perché è il padre di Barbara Strozzi, perché pianta su un'accademia, cose di questo genere. Però la Venezia edificata non si può certo dire che sia un capolavoro, al tempo ha una serie di ristampe, va bene, notevolissima, che vuol dire che il testo piaceva e lui era considerato un grande autore, insomma, è della famiglia degli Strozzi, gli Strozzi veneziani, insomma. Vabbè, lui è un figlio legittimo, quindi l'idea, insomma, l'opinione letteraria è una cosa che varia con i secoli. Bene, vedo che non ci sono più domande nella nostra chat. Ti ringrazio e do appuntamento a tutte e a tutti a mercoledì tra due settimane con Tintoretto e le pitture del Palazzo Ducale. Grazie. Buona serata a tutti. Buona serata.